Ciao a tutti, non vedevo l'ora di fare questo video e questo, come vedete, uno spacchettamento in un bellissimo busta rosa. Sapete che non le ho mai viste le buste? Poi sono proprio quelle da spedizione rosa. Ho fatto un ordinino da Kindia Blu e c'ha tutti degli alcol con dei colori più particolari di quelli classici che ho io, e quindi me li sono prese, anche perché dai, hanno un costo molto buono e non vedo l'ora di provarli. E li voglio provare facendoli insieme a voi, e vi avevo lasciato un post chiedendovi un mix di colori a vostra scelta da fare in un video, e quindi prenderò tutti i commenti che trovate lì, oppure me li potete anche commentare qui. Un mix di colori a vostra scelta, non 10 colori chiaramente, 3-4 colori, potete darmi anche più opzioni e farò un video dove appunto userò queste vostre combinazioni e ne approfitterò anche per salutarvi. E quindi vi faccio vedere che colori ho preso. Mi dispiace pure rompere questa busta, veramente carina, però per forza. E me l'ha spedita mercoledì. Io ho fatto l'ordine martedì, me l'ha spedita mercoledì e oggi che è venerdì è arrivata. Vi faccio spoilerare e tiriamo fuori. Cosa ho visto? Sono degli omaggi. Allora, questo è il suo nome. La trovate. Io la seguivo già da tempo su Instagram. Però pensavo che fosse una creativa, quindi che non vendesse le cose, invece vende pure. E quindi, se andate su questo sito www.kindia, questo qui non ve lo sto a dire tutto lungo, trovate appunto questi colori. Poi fa altre cose tipo di scultura, non lo so, però c'è il settore alcolink, io mi sono fiondata su di quello e insomma ho spulciato lì le varie cosine. Trovate anche qui i dati TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Allora, quelle sono gli omaggi, li vedremo dopo. Intanto vi faccio vedere le cose che ho preso io. Allora, queste sono le boccette di colori. Ho preso dei colori a pastello e sono colori ad alcol, quindi sono super curiosa di provarli. Allora, abbiamo questo qui, viola pastello, sono da 10 ml, costano 3 euro. Poi questo qua è un light rose, perché io ho tutti i fucsia, anche il pink comunque tende molto al fucsia. Cercavo un rosa più tenue, però non ho trovato sinceramente in giro. Ho visto questo light rose e ho detto proviamo. Poi ho preso questo slate blu, sempre tutti i toni blu azzurri che sapete mi piacciono a me, visto che è un po' diverso, ho detto voglio provare. Quindi questi sono i primi. Poi abbiamo quest'altro set, notate proprio il colore. Abbiamo un verde pastello, sono super super curiosa. Un azzurro clear, qui sarà un azzurro chiaro. Cioè, guardate, ah, ecco, da qui già si vedono meglio perché dalla boccia sembrano più scuri. Cioè, questo è meraviglioso. Non guardate le mani, ma ho fatto la tinta ai capelli, mi sono spattaccata tutta. E questo qua un turquoise, turchese. Bello. Poi gli ultimi. Allora, abbiamo lei, c'ha tutto un settore che si chiama Celestial Wonder. Sono dei colori ad alcol con tutti dei glitter, una cosa un po' particolare. Andate sempre nella sezione Alcol Ink e trovate la sezione, diciamo, Celestial Wonder. E ho preso questi due che erano quelli che mi piacciocchiavano di più. Questo qui ha un po', diciamo, l'effetto galassia. Questo rimane più sul trasparente, però è super glitteroso. Adesso da qui chiaramente non rende. Poi boh, lo vedremo. E poi c'era questo
non me lo ricordo. Blu, verde, petrolio. Boh, può essere che l'ho preso. E quindi sono super curiosa di provarli. Ecco, già qui si vedono i glitter. E insomma, ne andremo a vedere. Poi, se andate nel sito, si vede un po' l'anteprima dei colori e quindi potete sbirciare, insomma, più o meno l'effetto. Lì ti fa vedere proprio il colore pieno, diciamo, quindi non si vede come esce con un effetto cloud o un effetto pitridisce. Ma sicuramente andremo a sperimentare insieme. Sono curiosissima, fatemi sapere. Quello che vi ispira di più, io non saprei proprio cosa scegliere. Sono curiosa di provarli tutti. Cioè, avrei comprato praticamente di tutto, però ho detto piano piano, iniziamo a provare da questi. Ok, e adesso vediamo gli omaggini, questo pacchetto. Allora, cosa abbiamo qui? No, cioè ditemi che cos'è questa pipetta. Troppo carina. Guardatela. La pipetta cuore. No, che carina. Non ho la minima idea di cosa siano. Allora, c'è la pipetta, quindi sono colori comunque liquidi. Molto belli questi. Io penso che siano. Boh. Non lo so, chiederò sinceramente. Mi verrebbe da dire che siano colori acrilici, però se c'è la pipetta dovrebbero essere abbastanza liquidi. Quindi, boh, se per caso qualcuno. Poi questo è glitteroso, come potete vedere. Boh, se qualcuno di voi lo sa, magari mi faccia sapere. Quindi questa è una cosa. Poi abbiamo questo pacchettino. Mi piace troppo scartare queste cosine. Un po' di creazioni in resina, ma che belle! Allora, abbiamo qui questo cuoricino super super glitteroso. Che potrebbe essere che abbia usato questo? C'è modi. Guardate i riflessi anche rosso, cioè al di là dei glitter, bello. E poi questa farfallina. Boh, ok. Poi. Oh my god. Non mi puoi mettere queste cose dopo che sono andato in palestra. Me le tengo al lavoro quando ti viene quell'attacco di fame e ti mangi una roba così. E poi abbiamo qui il suo bigliettino, quindi gentilissimo anche degli omaggi. Vi rifaccio rivedere tutti i dettagli. Bellina che scrivo anche dietro, che carina. Ciao Martina, grazie di cuore per il tuo acquisto. Agita bene tutti i flaconcini prima di usarli e tienili. Ah, lontani da fonti di calore. Spero che ti piacciono. I tuoi nuovi sbilluccicosi colori sono fatti tutti a mano con tanto amore. Ti auguro un mondo di creatività, Kindia. Troppo carina. Bello, bello, bello. Io sono stra curiosa di provarli. Adesso devo sistemare un po' di cose, quindi o stasera o domani comunque farò il video dove li andrò ad utilizzare e carico adesso questo video in modo che voi sotto mi potete anche dire anche un mix di colori, magari classici da abbinare con questi, che vi piacerebbe vedere in un video e se preferite l'effetto cloud o scusate, l'effetto cloud o l'effetto nuvola. Fatemi sapere, avete visto che ultimamente l'effetto cloud mi ha abbandonato e vado meglio con l'effetto pitridisce. Però insomma, decidete voi, voglio fare questo video sulla base delle vostre scelte, quindi lasciate un mi piace e lasciate un commentino con scritte le vostre opzioni. Vi
Fatemi sapere anche che cosa ne pensate di queste scelte, se conoscevate il sito di Kindia Blu. E ci vediamo presto, un bacio. Ciao ciao!